Tra qualche minuto diamo inizio alla sessione plenaria conclusiva. Vi prego di prendere posto. Grazie. Buongiorno a tutti e diamo inizio a questa sessione plenaria che conclude una 3 giorni davvero entusiasmante. Delle risposte su tutti i tavoli plenari, le sessioni parallele sono state ben 13, le ultime sono finite davvero qualche istante fa e quindi state vedendo un po' questa confusione proprio perché convogliano gli ultimi 2 tavoli. Facciamo la sintesi di un momento davvero entusiasmante che ci ha arricchiti professionalmente e soprattutto umanamente. Passo subito la parola al magnifico rettore, al professor Pierpaolo Limone. Grazie. Grazie. Grazie Rossella. In realtà questo è anche il momento dei ringraziamenti. Grazie a Barbara Caffarelli, alla professoressa Caffarelli che ha coordinato queste 3 giorni. Vi assicuro che non è facile perché noi lo facciamo con entusiasmo ma non abbiamo veramente i mezzi per fare questi grossi eventi aggregativi di comunicazione, di partecipazione. Quindi è un'iniziativa fatta veramente col cuore, molto spontanea da parte dei colleghi e da parte del personale amministrativo che ringrazio tutti perché la lista sarebbe molto lunga, in primis chiaramente Barbara e la commissione che abbiamo nominato in Senato, che era composta appunto da 5 docenti, 5 unità di personale amministrativo e 5 studenti che hanno attivamente lavorato in queste giornate organizzando ben 14, anzi 15 tavoli se consideriamo anche quello attuale. Il presupposto era chiaro, vogliamo coinvolgere un pubblico più ampio possibile di portatori di interesse, di stakeholders come vengono definiti, per definire il piano strategico dell'università. È una procedura che viene fatta anche da altri atenei, che viene richiesta fortemente dagli organismi di valutazione, dall'AMBUR, dalle CEV, guardo qualche collega che è stato coinvolto negli anni scorsi nel processo di valutazione e accreditamento. Sapete, le università sono sottoposte ad accreditamento a valutazione costante, noi siamo sottoposti a valutazione sulla didattica, a valutazione sulla ricerca, siamo valutati ogni anno per le scelte che noi facciamo attraverso l'attribuzione dell'FFO. Noi non riceviamo semplicemente dei finanziamenti sulla base dei nostri numeri, dei numeri degli studenti, ma sulla base delle scelte, delle politiche che attuiamo. Quindi di fatto noi siamo valutati ogni anno per le scelte che compiamo, che sono scelte appunto strategiche, che decidono il futuro dell'Ateneo. Per questo ritenevo che fosse necessario confrontarsi in modo appunto più ampio possibile con i docenti, con il personale amministrativo e soprattutto con gli studenti e poi allargare questo confronto all'intera comunità, al territorio, alle agenzie formative, alla scuola. Abbiamo fatto un tavolo nella diocesi, abbiamo avuto l'ospitalità del comune che ci ha concesso di fare un tavolo nella sala consigliare, fantastico, eccezionale, grazie, e Confindustria naturalmente, abbiamo realizzato 2 tavoli a Confindustria con la partecipazione degli imprenditori, spero di non aver dimenticato qualcuno, vedo la professoressa Caffarelli che a scuola, il Lanza, il preside è qui, non lo vedo, dov'è? Eccolo lì. Sì, ringrazio il Presidente Trecca, lo so perfettamente che il Presidente Trecca si chiama Presidente Trecca, sono tutti in ansia, più di me. No, perché effettivamente è un momento di grande partecipazione, di confronto e poi è sempre delicato urtare le sensibilità, ci si dimentica un nome e salta tutta questa armonia. In realtà poi è la sostanza che conta, abbiamo fatto un buon lavoro, c'è stata una grande partecipazione su tutti i tavoli. Io ho però, come si fa in questi casi, preparato le slide, ma per poterle illustrare
facciamo subito, rompiamo subito l'architettura della presentazione. Mi devo mettere da questo lato, se no non vedo. Abbiamo un eccezionale strumento di presentazione, è rosa per rispettare, diciamo, le quote. Allora, piano strategico, facciamo proprio una lezione. Che cos'è il piano strategico? Abbiamo pensato, il piano strategico lo prevede la legge, lo prevede la legge più recente dell'università, che è la... qual è l'ultima legge dell'università, professor Contò? Facciamo un'interrogazione? La 40 del 2010. È preparato anche il professor Contò. La legge 240 del 2010, detta anche legge Gelmini. Il piano strategico prevede, serve per definire la vision e la mission dell'Ateneo, riguarda tutta, come dicevo, la comunità accademica, il territorio, gli stakeholders, ed è importante nella costruzione del piano strategico il coinvolgimento più ampio possibile, cioè viene anche valutato questo coinvolgimento da parte dei nostri valutatori esterni, quelli, i cosiddetti appunto comitati di esperti di valutazione dell'AMBUR, che attribuiscono alle università l'accreditamento periodico su base quinquennale. Come abbiamo, ecco, come abbiamo organizzato la nostra consultazione? Il processo di ascolto è iniziato durante la campagna elettorale, di fatto, quindi abbiamo avviato una serie di incontri con tutta la comunità accademica che hanno condotto alla realizzazione del programma elettorale. La comunità accademica ha scelto quel programma elettorale e suo malgrado questo rappresentante come rettore, e il senato accademico ha proposto la costituzione di un gruppo di lavoro. Da lì che ha visto appunto come referente, come coordinatore, la professoressa Cafarelli e questi 15 colleghi. Abbiamo avviato la consultazione con gli stakeholders realizzando queste conferenze che appunto abbiamo chiamato Progettiamo Insieme, e oggi arriviamo alla consulta di Ateneo con la proposta del, diciamo, non del vero e proprio piano strategico perché evidentemente si sta costruendo, ma delle linee essenziali del piano strategico. Le tecnologie non ci accompagnano. Il computer dov'è? Dove mi devo mettere vicino? Funziona qui? Ok. Abbiamo cercato di fare un confronto appunto aperto, con un grande coinvolgimento e con una grande condivisione, con l'obiettivo di progettare insieme. Questi erano i 15, anzi non sono 15, c'è un tavolo di apertura e un tavolo di chiusura, quindi 13 tavoli: didattica, ricerca e internazionalizzazione, servizi agli studenti, sanità, spin-off, acceleratore di impresa, orientamento e formazione insegnanti, responsabilità sociale, culture, politiche giovanili e sport, stampa, formazione in ambito penitenziario, benessere organizzativo, modelli di governance, edilizie e infrastrutture per l'università. Abbiamo cercato di sintetizzare tutti questi tavoli in 5 nuclei, 5 strategie, 5 aree strategiche. La prima è quella centrale, che per noi è la più rilevante, sono le risorse umane. Formazione, innovazione, didattica, internazionalizzazione, territorio, trasferimento tecnologico, comunicazione, diffusione della cultura, investimenti, conservazione, riqualificazione e sicurezza degli spazi e ricerca scientifica e tecnologica. Iniziamo da formazione, innovazione, didattica e internazionalizzazione. I tre temi sono aumento dell'efficacia dell'attività formativa, promozione dell'innovazione didattica, incremento dell'internazionalizzazione attraverso un'offerta formativa dedicata e un ampliamento della mobilità degli studenti. Che cosa significa aumentare l'efficacia delle attività formative? Razionalizzare l'offerta attuale. Noi abbiamo molti corsi di studio, ma questi corsi di studio necessitano di una manutenzione perché devono essere più aderenti alle richieste del mercato del lavoro, più aderenti alle richieste di professionalizzazione degli studenti, e quindi avvieremo subito, immediatamente, un lavoro importante in tutti i dipartimenti di manutenzione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, enfatizzando appunto gli spazi di professionalizzazione nei percorsi formativi, differenziando in maniera netta, questo ci chiedono gli studenti, le lauree triennali dalle lauree magistrali, evitando ogni tipo di ridondanza o, in casi molto più gravi, di addirittura ripetizioni di contenuti tra la magistrale e la triennale, chiarendo che le magistrali sono lauree appunto di alta specializzazione e che le triennali sono delle lauree di base, quindi con obiettivi formativi sostanzialmente diversi. Proposta di nuovi corsi di studio in linea con la ricerca che è presente dentro l'università, quindi i laboratori migliori, i ricercatori migliori, anche però sulla base del contesto culturale, sociale ed economico.
ci sono dei corsi di studio che possiamo anche pensare di aprire, dove noi non abbiamo una forte tradizione, ma ci rendiamo conto che il territorio esprime una forte richiesta. Penso ad esempio ad ingegneria. Evidentemente noi non abbiamo una tradizione ingegneristica nell'Ateneo, ma c'è una forte richiesta da parte del territorio, e questo sarà oggetto di valutazione da parte degli organi accademici. Promuovere percorsi formativi trasversali e sostenibili, questo è stato richiesto su molti tavoli. L'idea che il percorso di formazione sia chiuso, limitato al contesto del singolo dipartimento, viene visto da molti, dal territorio, ma anche dai docenti e in particolare dagli studenti, come una grande limitazione. Stiamo pensando ad esempio ad offrire agli studenti, e questo lo potremmo fare già da gennaio con l'approvazione dell'offerta formativa, un paniere di insegnamenti, quindi dei blocchi da 3 o da 6 CFU, che sono trasversali su tutti i dipartimenti. Sapete che ogni corso di studio triennale prevede 12 CFU liberi a scelta dello studente, che in genere però noi in qualche modo orientiamo per dare agli studenti, come dire, degli insegnamenti che siano più coerenti con il corso triennale. Ecco, questa volta invece vorremmo fare un altro tipo di esercizio. Immaginate degli insegnamenti trasversali di ampio spettro, cioè immagino lo studente di lettere che possa seguirsi un corso di project management e lo studente di economia che invece possa seguirsi un corso di teatro della professoressa Palmieri, proprio per favorire questa interdisciplinarità, questo scambio tra saperi, ma anche dei corsi progettati su tematiche di grande impatto, di grande responsabilità sociale, come per esempio l'educazione alla legalità. Abbiamo pensato con Libera di offrire un pacchetto sull'educazione alla legalità, o così anche un corso sull'educazione alla sostenibilità. Questi sono insegnamenti che andrebbero a collocarsi all'interno dei 12 CFU, a scelta naturalmente dello studente. Aumentare le azioni a favore degli studenti con bisogni educativi speciali significa potenziare non solo i servizi che noi abbiamo già a favore degli studenti con disabilità, ma anche valorizzare i talenti, perché su questo forse noi ancora non abbiamo espresso il meglio. Noi abbiamo la possibilità di offrire dei percorsi speciali per gli studenti migliori, più dotati, meritevoli, e su questo c'è l'iniziativa che è partita su sollecitazione di Area Nuova di ampliare le borse di studio, è un passo, ma si può fare molto di più. Oggi abbiamo 48 borse di studio che vengono concesse per merito di esenzione totale dalle tasse. Promuovere l'innovazione didattica significa promuovere la formazione continua dei docenti. Il docente con i meccanismi attuali di concorso non fa più una prova didattica, noi l'abbiamo introdotta nel nostro Ateneo, non è prevista come obbligo di legge, ma non basta una semplice prova fatta una volta nella vita e poi per 30 anni di carriera non c'è più una valutazione sulla didattica, c'è bisogno di formazione anche sulla didattica. Noi veniamo valutati costantemente sulla ricerca, lo sappiamo, le nostre carriere sono costruite sulla ricerca, ma dobbiamo iniziare, perché ce lo chiedono gli studenti, e anche per diventare più attrattivi come università, a ripensare i nostri processi di insegnamento. Valorizzare i processi di innovazione didattica sulle diverse aree scientifiche, ovviamente sono diverse. La didattica innovativa a giurisprudenza si fa in un modo, a lettere in un altro, ad agraria in un altro, a medicina, vedevamo ieri nel tavolo gli skill lab per esempio, che sono una cosa straordinaria, o gli esercizi, come dire, le prove virtuali che si possono fare con le tecnologie attuali, che sono eccezionali. Questo richiede anche naturalmente un investimento in risorse per la formazione dei docenti e anche per l'acquisto materialmente di questi skill lab, che già sono stati acquistati. In questo momento, mi diceva la professoressa Cinnella, che non vedo, l'Università di Foggia è dotata, ha una dotazione skill lab che la rende la prima, chiedo conferma al rettore Ricci, la prima in Puglia, sicuramente uno dei punti di riferimento del meridione d'Italia, ma possiamo fare qualcosa di più. Aumentare l'internazionalizzazione e l'offerta formativa e la mobilità degli studenti significa due cose: intensificare gli scambi internazionali tra studenti e docenti e attivare corsi di studio internazionale. Su questo, con la professoressa Piccoli, stiamo pensando a un grosso progetto di Ateneo nell'ambito delle European University Alliances, che sono alleanze stabili. Gli Erasmus sono progetti singoli.
Le European University Alliance è una nuova misura della Commissione Europea che sperimentalmente si è condotta per un anno, dall'anno prossimo diventerà stabile, permette di creare una vera e propria università europea, cioè si scelgono 5-8 partner internazionali e si costruisce una rete stabile, duratura nel tempo, che non dura 3 anni di un progetto, 5 anni di un progetto, ma deve durare nel tempo. E su questo faremo un ragionamento appunto ampio per cercare di includere i diversi dipartimenti, ma anticipo, dico due battute su questo, forse che questo è interessante. L'ipotesi che abbiamo in mente, perché bisogna trovare una ratio per vincere il progetto, è di fare una sorta di scuola di eccellenza, un po' come diciamo una normale di Pisa o una scuola superiore. Creare dei percorsi paralleli, quindi gli studenti possono scegliere di aderire a questo percorso in lingua inglese, quindi a qualsiasi triennale per area disciplinari, quindi un raggruppamento di 3, 4, 5 aree disciplinari, che gli studenti della triennale, della magistrale, appunto, possono aderire a questi percorsi, che culminano con dei dottorati di ricerca. Dottorati di ricerca che saranno di caratterizzazione internazionale. Chiaramente tutto ciò deve essere sottoposto a valutazione della Commissione Europea, speriamo di ottenere finanziamenti e quindi di poter partire. Questo intensificherebbe in modo radicale gli scambi con gli altri paesi, perché il progetto prevede già di per sé che il 50% degli studenti che aderiscono all'iniziativa deve trascorrere un periodo all'estero. Quindi automaticamente raggiungeremo l'obiettivo con il finanziamento europeo e riusciremo a internazionalizzare dei corsi di studio, perché come sapete i dottorati sono corsi di studio, quindi attivare questi dottorati internazionali ci permetterebbe di raggiungere l'obiettivo. In questo momento ce ne sono 17 di queste reti già formate in Europa che coinvolgono circa un centinaio di università, quindi c'è spazio per costruire un'altra proposta, peraltro nel sud Italia non ce ne sono. Ricerca scientifica e tecnologica, cerco di andare veloce, scusatemi se appunto corro, ma i punti sono tanti. Migliorare la qualità e la produttività della ricerca scientifica in un'ottica competitiva internazionale, potenziare la progettualità e la capacità di attrarre risorse in un'ottica sempre competitiva internazionale. Come lo facciamo? Ci sono molte proposte che sono emerse dal tavolo, ho un plico così di sintesi fatte dai colleghi, ma appunto se il plico è la sintesi diventa difficile. Adesso lo dico in due parole. Sicuramente stiamo potenziando l'ufficio, cioè mettiamo più risorse a disposizione dei docenti. Mettere più risorse nell'ufficio. Ma questo è sempre internazionale, scusa, no? Mi sono confuso io. Comunque, uno dell'altro. Potenziare l'ufficio attraverso più risorse, stiamo cercando di ampliare l'ufficio con del personale in più e cercheremo appunto di intercettare dei bandi per sostenere questo tipo di attività. Trasferimento tecnologico, comunicazione e diffusione della cultura, incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti, promuovere lo sviluppo culturale, incrementare la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'Ateneo. Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti significa per noi promuovere una cultura della pianificazione del confronto aperto, come stiamo facendo in queste giornate, rendendo trasparente anche l'esito di ogni singolo tavolo, le sintesi saranno pubblicate, la presentazione sarà pubblicata, il piano strategico che stiamo realizzando sarà reso disponibile in bozza prima dell'approvazione negli organi accademici, in modo che si possa intervenire sino all'ultimo per promuovere delle integrazioni, delle modifiche, delle soluzioni originali. Incentivare le azioni di orientamento e placement, su questo stiamo cercando di immaginare dei percorsi cerniera. Il problema delle imprese è che ci dicono: vogliamo il laureato formato in questo modo, lo vogliamo domani mattina, ma noi abbiamo bisogno di 5 anni per formare un laureato. Quindi quello che stiamo cercando di proporre sono queste pillole formative, dei percorsi intensivi dopo la laurea che possiamo costruire insieme all'impresa per formare il laureato quasi su misura sostanzialmente, quindi 40, 50, 100 ore, i corsi brevi di perfezionamento e di approfondimento che vengono ispirati dall'impresa, chiaramente imprese che abbiano una dimensione per poter proporre iniziative formative di questa natura. Supportare gli studenti per spin-off, acceleratori di impresa, start-up. Questo era un progetto, è un progetto fortemente voluto dal Dipartimento di Economia, ma è fortemente voluto da tutto l'Ateneo. Trovare il luogo, le risorse e i contenuti per promuovere acceleratori di impresa, spin-off in questo territorio, credo che sia
compito dell'università, insieme chiaramente alle imprese, alle istituzioni finanziarie, eccetera. Però l'università si deve fare portavoce di questa necessità di credere nei giovani, credere nelle imprese innovative, e abbiamo le competenze e le risorse per poter sostenere questi processi. Potenziare il trasferimento tecnologico per la valorizzazione della ricerca scientifica vuol dire aumentare i brevetti, potenziare le azioni di divulgazione scientifica e culturale. Anche su questo vogliamo, lo faremo da subito, a gennaio amplieremo l'ufficio comunicazione, attribuendo all'ufficio comunicazione nuove funzioni che sono proprio quelle di una comunicazione scientifica e culturale. Cercheremo di creare, valorizzare le competenze interne all'Ateneo e attivare una serie di collaborazioni con professionisti che sono presenti sul territorio, e anche magari mettere in piedi delle borse con la collaborazione dell'Accademia, per creare lo staff tecnico che sia in grado di sostenere questi processi. Abbiamo parlato con il direttore dell'Accademia, che è felicissimo dell'iniziativa. L'idea in sintesi è di metterci insieme noi e l'Accademia, fare un ufficio unico di comunicazione. Loro hanno le competenze nei linguaggi multimediali, nella grafica, nella fotografia, nel film, eccetera eccetera. Noi abbiamo altro tipo di competenze, quindi i nostri studenti beneficerebbero delle opportunità di tirocinio in questo contenitore, i docenti beneficerebbero di uno staff competente per poter realizzare comunicazione scientifica efficace. Ce l'hanno chiesto in molti, ce l'hanno chiesto soprattutto i docenti delle aree scientifiche, di agraria, di medicina, che hanno le competenze e le conoscenze per poter fare una comunicazione di qualità. Combattere le fake news, combattere il pensiero ascientifico, l'antiintellettualismo che caratterizza questa stagione, di questo periodo storico in questo paese, attraverso un'azione, umile ma puntuale di divulgazione scientifica. Migliorare l'ISEF, questo è l'obiettivo di molti di noi. L'ISEF è l'indicatore di sostenibilità economica finanziaria, abbiamo raggiunto già eccellenti risultati, dobbiamo sempre tenere in considerazione quel numeretto, quella proporzione che in questo momento è 1.16, se non ricordo male. Se scendesse al di sotto dell'1 sarebbe molto grave per tutti noi, perché blocca una serie di funzioni che sono appunto quelle del turnover, di sviluppo, eccetera eccetera. Noi dobbiamo fare tutto questo tenendo sempre a mente l'ISEF, che viene calcolato con un algoritmo che prevede sostanzialmente che non dobbiamo indebitarci, che non dobbiamo contrarre fitti, che dobbiamo fare le cose appunto fatte bene secondo delle indicazioni che ci vengono offerte dal Ministero. Sostenibilità quindi economica, ma sostenibilità anche ambientale, e questo abbiamo un pool di delegati che saranno lì attentissimi a sollecitarci. Mi dicono, piccola cosa, ma di chiarirla, perché ogni volta vengono fatte le battute: questi bicchieri non sono di plastica, è compostabile, è una plastica che si può, no, me lo dice la professoressa Pilone, perché abbiamo le bottiglie di vetro. L'università sta cercando di diventare plastic free, è un processo che richiede tempo. Abbiamo installato le macchinette, abbiamo distributori d'acqua, abbiamo distribuito le borracce, e questo è importante, è il grado zero dell'intervento di sostenibilità. Abbiamo molti altri progetti, dalla mobilità, dal mobility manager al sustainability manager, eccetera, e si possono fare, e per fortuna in realtà questo efficientamento, questa qualità della spesa sull'attenzione alla sostenibilità in realtà riduce anche la spesa. Cioè, se siamo attenti in questi processi abbiamo anche dei benefici in termini di sostenibilità economica, per non dire poi che ci sono anche dei progetti, cioè dei finanziamenti per ottenere un'università più green, quindi riusciamo anche a intercettare finanziamenti per diventare ancora più green, più verdi. Risorse umane: valorizzare gli studenti, chiaramente, sostenere il benessere organizzativo, valorizzare il ruolo dei docenti e dei ricercatori. Per quanto riguarda gli studenti, intendiamo investire in servizi sempre più mirati. Abbiamo un tavolo intero su questo, adesso l'elenco è molto lungo delle proposte, ma anche aumentare il coinvolgimento degli studenti nei processi decisionali. Dov'è Pellicano? Non lo vedo. Eccolo Antonio, scusa. Credo mi possa confermare che abbiamo coinvolti gli studenti in tutto questo processo, stiamo coinvolgendo veramente in ogni azione che facciamo, e vogliamo, per esempio, una cosa che ha un valore
non solo simbolico, è sostanziale. Ho parlato più volte dei processi di assicurazione della qualità, del fatto che siamo soggetti ad accreditamento, che ci sono gli enti che ci controllano in continuazione. Il presidio di qualità è uno di questi organismi che all'interno dell'Ateneo si occupa di gestire la qualità, deve essere presieduto per forza da un docente, ma la vicepresidenza l'attribuiremo ad uno studente. Questo ci sembra anche un modo che non è solo simbolico ma è sostanziale per dire che gli studenti controllano i processi di qualità dell'università. Sostenere il benessere organizzativo significa valorizzare le competenze del personale TA, che vuol dire fare attenzione a quello che i colleghi sanno fare, a quello che possono fare, alla formazione di questi colleghi e anche naturalmente alle progressioni di carriera, alle progressioni poi concrete, sostanziali, che sono le progressioni orizzontali, le progressioni verticali, sulle quali stiamo impegnando tutti gli sforzi e tutte le risorse che la norma ci consente. Però oltre a questo vorremmo potenziare il sistema di welfare aziendale a favore sia del personale amministrativo che dei docenti. Alcune iniziative sembrano piccole, però secondo me sono importanti, per esempio la creazione di un ambulatorio all'interno dell'università, tra università e azienda ospedaliera, che sia rivolto al personale universitario, agli studenti, agli docenti, al personale amministrativo, la creazione di un consultorio dentro l'università, quindi con degli psicologi che siano rivolti ai problemi a partire dal metodo di studio, ma anche ci sono molti studenti che segnalano problematiche gravi, quindi il centro di ascolto sulle violenze e molte altre cose. Tutto questo può essere fatto insieme poi per esempio agli screening sulla prevenzione, per esempio sulle insomma, screening che vengono fatti tradizionalmente, PSA, mammografia eccetera, che possiamo offrire gratuitamente a tutta la comunità accademica anche in virtù delle relazioni che abbiamo con la nostra azienda universitaria ospedaliera. Valorizzare il ruolo dei docenti e dei ricercatori attraverso un reclutamento fatto bene, è sempre fatto bene, ma cerchiamo di farlo con la massima attenzione perché sia, come dire, assolutamente coerente con le indicazioni del nostro piano strategico che stiamo condividendo, con le esigenze formative dell'università, perché non è possibile che ci siano corsi di studio dove ci sono buchi enormi su interi settori disciplinari, su interi settori concorsuali, su intere aree. Questo va bilanciato, perché c'è un'ipertrofia di alcuni settori invece sono più in difficoltà, questo deve essere inevitabilmente equilibrato, chiaramente bilanciando con le legittime aspettative dei colleghi che invece sono già incardinati nell'università e che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica e che giustamente aspirano ad un legittimo, giusto upgrade. I dipartimenti saranno più autonomi nel definire questa programmazione sulla base però di un progetto che debba chiaramente spiegare perché c'è bisogno di un settore scientifico piuttosto che un altro, sulla base delle esigenze di didattica e di ricerca, che sono le esigenze principali per lo sviluppo dell'Ateneo, perché le scelte che facciamo su un docente sono scelte che poi hanno effetto appunto per 20-30 anni sull'intera architettura dei corsi formativi, dei nostri laboratori eccetera eccetera. Non abbiamo risorse infinite, anzi ne abbiamo risorse molto limitate e quindi le scelte devono essere estremamente attente. Favorire il reclutamento e le progressioni di carriera considerando il merito scientifico, ma appunto anche una maggiore autonomia responsabile dei dipartimenti e dell'Ateneo, quindi autonomia ma con responsabilità dei dipartimenti e dell'Ateneo. Cercare di ridurre la burocrazia nelle procedure e negli adempimenti amministrativi, ma questo è, come dire, un auspicio che tutti noi abbiamo, è stato sollecitato in tutti i tavoli, ma è molto 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 difficile da realizzare perché le norme non le facciamo noi, ci sono intorno a noi. Cercheremo di non complicarci lavoro regolamentare di regolamentazione con una iperregolamentazione interna. C'è Rossella che si sta facendo dare un microfono per togliermi la parola, sto andando veloce. Però i punti sono tanti. Ridurre la burocrazia significa riprendere in mano i regolamenti dell'università. Sembra una cosa noiosissima, lo capisco, ma è indispensabile. Il professor Sevi, che si è candidato a fare questo lavoro impegnativo della revisione regolamentare, ha già messo in piedi una commissione, un gruppo di lavoro che è composto credo da persone amministrative, non so se ci sono anche gli studenti.
C'è anche uno studente, c'è Pelicano, Pelicano sta dappertutto. E questa commissione sta già lavorando, credo che i primi regolamenti, sicuramente ne so due che andranno a gennaio negli organi accademici e così via nei prossimi mesi. Il primo che posso già dire è il regolamento per il CLA, che stiamo trasformando, centro linguistico di Ateneo, che vogliamo trasformare da un centro puramente di costi per l'Ateneo. Il centro linguistico sapete tutti che cos'è, il centro dove si svolgono le attività con i collaboratori esperti linguistici, quindi corsi di lingua, le certificazioni anche delle varie lingue, che in questo momento però è fortemente oneroso per l'Ateneo. Noi vorremmo sporgerci un po' di più sul mercato e trasformarlo in un centro che faccia anche ricavi, quindi offrire certificazioni all'esterno e chiaramente farci pagare per le certificazioni che offriamo con la qualità dell'insegnamento che possiamo offrire. E lì, cioè, per fare questo dobbiamo cambiare il regolamento, ripensare l'organizzazione del CLA e offrire una struttura e un supporto amministrativo adeguato, ma lo facciamo già a gennaio. Investimenti, conservazione, riqualificazione e sicurezza degli spazi. Nel Senato di ieri abbiamo approvato le procedure per affidare un master plan dell'università. Noi abbiamo un master plan originario dell'università che fu fatto dal professor del Nord, se ricordo bene, che ormai è datato, deve essere aggiornato, partendo dalla situazione, da una fotografia della situazione attuale del patrimonio immobiliare dell'università, in coerenza con il piano strategico, con gli obiettivi di sviluppo, con le nuove lauree che vogliamo attivare, con i nuovi corsi, con le nuove ambizioni scientifiche dell'Ateneo, con le sollecitazioni che sono venute dal territorio. Abbiamo in mente di affidare un master plan per riprogettare l'organizzazione degli spazi dell'università, che significa anche ripensare le azioni di manutenzione costante, di qualificazione, il cosiddetto fascicolo degli immobili, degli edifici, fare in modo che ci sia una manutenzione ordinaria, costante, sistematica e un progetto invece di sviluppo davanti a noi. Tutto questo lo facciamo però non da soli, ma creiamo, proprio perché l'università è autonoma ma non agisce nel vuoto, agisce in un territorio che è attento, come ha dimostrato in questi giorni, è veramente molto vicino all'università. Noi creiamo subito una cabina di regia con il territorio, quindi con gli attori principali che possono essere coinvolti su questa tematica, per ragionare insieme sui passi futuri da fare in termini di sviluppo edilizio, che vuol dire manutenzione, di qualificazione, nuove strutture per la didattica e per la ricerca. Su questo lancio qualche ipotesi possibile. In queste settimane abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni. Devo dire che tra i progetti ambiziosi, più ambiziosi possibili, c'è questa idea di ripensare gli spazi della fiera. È stato proposto da molti, ci hanno sollecitato in molti queste ipotesi. Chiaro, non parte da noi l'iniziativa, ma se ci fosse la possibilità effettivamente di individuare una frazione della fiera, un'ampia frazione della fiera, per fare degli investimenti in natura edilizia per l'università, per noi sarebbe eccezionale, perché è una struttura che si trova al centro della città e che ha tutte le caratteristiche per permetterci di ampliare le nostre proposte. Là dentro, in quel contenitore, potrebbero andare anche per esempio gli acceleratori di imprese, quindi dei corsi di studio, degli studentati e, perché no, anche gli acceleratori di imprese, gli spin-off, e diventerebbe una realtà molto più viva di quello che attualmente è effettivamente. Un altro intervento che vogliamo fare, questo sembrerebbe molto più realistico, realizzabile, prossimo, spero veramente immediato, e abbiamo avuto uno scambio di comunicazioni con la regione per quanto riguarda l'immobile dell'ex conventino che si trova nel centro storico vicino al parcheggio. Quell'immobile ha un segmento che è già in parte ristrutturato per la funzione di asilo e un altro pezzo invece dell'immobile, la parte più grande dell'immobile, deve essere completamente ristrutturata. Lì noi potremmo fare, se ci venisse affidato il comodato, potremmo richiedere dei finanziamenti per una residenza studentesca, e invece la frazione dell'asilo, completarla come asilo, diventerebbe l'asilo dell'università. E qui ci ricolleghiamo col tema del benessere, del welfare, dei servizi che possiamo offrire a tutto il personale. Ricordo, per chi non lo sapesse, che noi abbiamo un
Dipartimento di Studi Umanistici con un corso di laurea in Scienze dell'Educazione, con un numero enorme di iscritti, abbiamo 430 immatricolati all'anno, quindi ci sono 1000 studenti che frequentano la triennale, che possono fare stage, tirocini, possono sostenere così, oltre a tutto il corpo docente, quello della professoressa Loioli, cioè che sarebbe ben felice di, credo, intervenire in tal senso. Creazione l'abbiamo già detto, basta, abbiamo finito. Ah, meno male, ok, questo è tutto. Bene. Ci sono molte idee, adesso molte idee, molti progetti, alcune cose sono immediatamente realizzabili. Quello che adesso noi siamo consapevoli di aver messo in piedi una macchina complessa, di aver attirato molta attenzione, molto interesse nei confronti di quali sono i progetti futuri dell'università, e quando si fanno operazioni di questo genere, se va bene come è andata bene questa volta, quindi che c'è un consenso, un sostegno, adesso tocca a noi dare, come dire, concretezza a tutte queste parole. Dobbiamo essere bravi a tradurre immediatamente in azione concreta questi interventi, quelli che si possono tradurre naturalmente in tempi brevi, perché altrimenti so bene che questa attenzione che il territorio ci rivolge, che gli studenti, il personale amministrativo, i docenti ci rivolgono, questa fiducia, questa nota di, diciamo, il credito che ci viene data, può essere tirata via rapidamente. Noi faremo il possibile con il sostegno, ma proprio per questo è un'operazione di partecipazione, perché poi noi non prendiamo decisioni monocratiche, abbiamo organi accademici che sono collegiali. È importante che ci sia una grossa partecipazione adesso sui principi che guidano lo sviluppo del piano, proprio per poter poi andare rapidamente negli organi collegiali, far funzionare gli uffici e appunto avere un obiettivo comune. Giuro che veramente ti restituisco la parola, perché la cosa importante adesso è darla alla Consulta di Ateneo, ma forse prima una battuta del direttore generale. Ti ho rubato il ruolo anche di moderatore. Ringraziamo il nostro magnifico rettore sia per la chiarezza, per la densità delle proposte e anche per aver stabilito appunto la progettualità a breve, a medio e a lungo termine. Grazie, è magnifico. Sì, stravolgiamo solo un attimo la scaletta e chiamiamo il nostro questore, il dottor Paolo Sirna, per il suo indirizzo di saluto. Grazie. Grazie a tutti voi, io sono onorato di essere qui all'università, è la prima volta che ci vengo nella mia veste istituzionale, in effetti ci sono già stato in precedenza, ma appunto seduto nel pubblico perché ho assistito a quell'iniziativa degli avvocati di strada sul fenomeno dell'immigrazione e quindi mi è piaciuto in pratica esserci, c'è ancora di più esserci. Oggi vi porto il saluto degli uomini e delle donne di Stato che lavorano e operano in questo contesto territoriale e sono ben contento di applaudire all'iniziativa di questa università che si apre al territorio, lo abbraccia, lo contiene, lo vuole sostenere, lo vuole promuovere. Credo che non ci sia di meglio che questa apertura in termini sinergici con non soltanto con le altre istituzioni presenti sul territorio, ma anche e soprattutto con la società civile, con tutte le sue virtù, i suoi pregi, ma anche con tutte le sue debolezze e fragilità che devono essere affrontate e sostenute per un processo di miglioramento culturale, ma direi anche umanistico, che in questo tempo in pratica credo che sia una delle particolari emergenze a cui tutti quanti ci teniamo. Mi piace anche dirvi che vedo un dietro quello che può sembrare un diciamo una declaratoria di obiettivi e comunque nella completezza e nella complessità di questo piano strategico, mi piace intravedere un elemento fortemente condivisibile, che è quello di perseguire attraverso queste linee strategiche il bene comune, il bene di un territorio. E questo in pratica credo che sia un profilo etico che va sottolineato
e quindi bisogna rendere merito a tutti voi per avere contribuito e per contribuire ancora di più nel futuro affinché questa collettività possa migliorare nel bene, e nel bene non di pochi ma di tutti. Io mi scuso per la brevità dell'intervento, però purtroppo devo andare via. Do tutta la mia disponibilità per, e della mia istituzione ovviamente, per qualsiasi forma di collaborazione. Come ho già preannunciato al magnifico rettore, chiameremo l'università a dei tavoli per concorrere nella ricerca di migliori soluzioni per delle problematiche sociali di particolare rilevanza per questo territorio, che ha delle peculiarità anche di carattere economico. Gli analisti di settore sanno benissimo che abbiamo qui due settori che sono quelli dell'agricoltura e della maricoltura, che sono in pratica trainanti per l'economia. Sappiamo che ve ne sono altri che sono in via di forte sviluppo, pensiamo a quello del turismo. Ma ecco, in tutte queste cose ci sono poi delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che vanno tutelate, perché di fronte agli investimenti, di fronte alla tutela del lavoro, c'è anche in pratica una criminalità diffusa e anche una criminalità organizzata che attentano a quello che è il benessere sociale, e quindi su questo bisogna essere molto vigili, e ciascuno di noi, facendo anche un piccolo passo, un'azione positiva, un'azione propositiva, può dare un grande contributo. Auguro a tutti voi di trascorrere piacevolmente queste vacanze natalizie che sono ormai prossime, e di sentirvi orgogliosi di questo piano strategico e di averlo potuto attuare nel più breve tempo possibile. Auguri e complimenti a tutti. Ringraziamo il nostro questore, il dottor Sina, per aver queste belle parole anche di entusiasmo, e lo salutiamo, e per aver messo in evidenza sia la problematicità del territorio sia, come appena concluso, questi piccoli gesti da parte di ciascuno di noi per migliorare la qualità, la sicurezza, il benessere, l'appunto, della società, della città, delle problematicità che comunque ci sono. Passo adesso la parola alla direttrice generale dell'Università di Foggia, la dottoressa Teresa Romei. Buongiorno a tutti. Con alcuni abbiamo avuto già il piacere di vederci e condividere un momento molto importante, quello del tavolo dedicato al benessere organizzativo. Dunque, io sono felicissima di questa esperienza e piuttosto gratificata, direi, perché si è messo su nel giro di pochissimi giorni una vera e propria, la definivo prima nell'orecchio del rettore, macchina da guerra, grazie all'apporto preziosissimo della professoressa Caparelli, della professoressa Palmieri, di tutti i collaboratori ovviamente tecnici e amministrativi dell'università e di tutti gli stakeholder che hanno attivamente partecipato ai tavoli, apportando dei contributi fondamentali per la realizzazione del piano strategico ad Ateneo. Piano strategico che ha una valenza, noi sappiamo, fondamentale. Questa è veramente la prima volta che ci si apre completamente al territorio in una 3 giorni anche per certi versi faticosissima, e che ora toccherà ovviamente all'Ateneo implementare, in primis anche al direttore generale, attraverso la predisposizione del documento di performance, del piano performance, in cui verranno declinati gli obiettivi operativi che discendono da quelli strategici e che io affiderò fiduciosa alle strutture organizzative di cui si compone l'organizzazione aziendale d'Ateneo, quindi in maniera che gli stessi contribuiscono attivamente, per quanto ovviamente di loro competenza, alla realizzazione della strategia aziendale. Quindi, come vedete, abbiamo ben presente quelle sinergie e la necessità di integrazione che caratterizza tutta la programmazione aziendale dell'Università di Foggia. Abbiamo parlato di piano strategico, ma anche di piano performance. Ci sarà il piano anticorruzione e trasparenza, nel quale sono declinati gli ulteriori obiettivi. Tutti questi documenti costituiranno il piano integrato dell'Università di Foggia, che quindi verrà approvato entro la data prevista di scadenza
dalla normativa in vigore e che a sua volta sarà ovviamente integrato, ed è stato così da un po' di anni e così abbiamo implementato questo e affinato questa ulteriore tecnica e metodica di organizzazione nel bilancio, perché ovviamente nessun obiettivo laddove ha una valorizzazione economica può ovviamente realizzarsi senza risorse finanziarie che vengono appostate per la realizzazione dello stesso. Così abbiamo fatto, ripeto, sono almeno 2 anni che procediamo in questa direzione, addirittura dando evidenza, per chi ha avuto già modo di leggere i precedenti piani, il piano strategico precedente, l'aggiornamento sempre realizzato col il validissimo supporto della professoressa Caffarelli, delle risorse economiche appostate per ciascun obiettivo. Ecco, questo è quello che volevo dire, volevo ringraziare nuovamente tutti, un saluto carissimo ai miei e affettuosissimo come sempre ai miei collaboratori, un saluto al professor Ricci, magnifico rettore, già magnifico rettore con il quale ho avuto il piacere di collaborare, il privilegio di collaborare fino a pochi mesi fa, e ovviamente un saluto affettuosissimo al mio rettore, professor Limmone, che ringrazio. Ringraziamo la dottoressa Romei anche perché, sia pure brevemente, ci ha illustrato con chiarezza la metodica dell'organizzazione, tutta la macchina, la complessa macchina amministrativa, i termini entro i quali appunto questo piano strategico troverà poi la sua stesura definitiva. E appunto ringrazio anche io il magnifico, ex magnifico, già magnifico rettore, il professor Maurizio Ricci, anche perché la sua presenza in questi 3 giorni è stata costante, vigile, affettuosa, e quindi davvero lo ringraziamo. E colgo l'occasione, adesso che possono partire i saluti affettuosi della consulta d'Ateneo, anche al direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, il neo direttore professor Sebastiano Valerio, il professor Contò, direttore del Dipartimento di Economia, naturalmente il nostro prorettore il professor Agostino Sevi, che tra l'altro proprio mezz'ora fa ha chiuso il suo tavolo sul benessere organizzativo e la governance, quindi come vedete tutti i temi che comunque ritornano in questa sessione plenaria di conclusione, tutti i colleghi dei vari dipartimenti e il personale tecnico amministrativo. Poi tra un intervento e l'altro della consulta farò altri ringraziamenti. E ora chiamo appunto per un indirizzo di saluto l'assessore Claudia Lioia e in rappresentanza del sindaco Franco Landella. Pochissime parole per ringraziare di queste 3 giornate, sono state bellissime, il Comune si è sentito coinvolto e ha partecipato con grande entusiasmo. Il tavolo che mi ha visto coinvolta, ovviamente quello della formazione per le scuole, è stato molto importante. Abbiamo ripensato con la professoressa Lo Iodice, che ringrazio, per a come migliorare la formazione degli insegnanti, per cui grazie, ma ho sentito anche i colleghi del tavolo della cultura e persone che hanno partecipato, l'hanno ritenuto assolutamente necessario. Questi 3 giorni sono stati importanti, devono ripetersi, magnifico, perché per noi è un confronto importante, ma anche su tematiche che non lei parlava di manutenzione, e dobbiamo fare una riflessione generale. È importante vedere realmente che cosa si può fare, perché possibilità ce ne sono. Quindi grazie e alla prossima. Diamo adesso il presidente della provincia, dottor Nicola Gatta. Saluto tutti quanti voi, saluto il magnifico rettore, saluto il professor Ricci, già rettore di questa bellissima realtà. È un giorno bellissimo per la provincia di Foggia, per la Capitanata. Io purtroppo la prima sessione all'inizio, non, per impegni sopraggiunti, non sono riuscito ad esserci, però questa mattina
volevo condividere con voi qualche mia considerazione. L'Università di Foggia è un'eccellenza del nostro territorio, è la fabbrica più importante che abbiamo in provincia di Foggia, è la fabbrica che costruisce il futuro della nostra terra, il futuro delle nostre, della nuova classe dirigente, della classe dirigente del futuro. In una terra bellissima, io dico sempre che abbiamo tantissime potenzialità, abbiamo tante risorse naturali, abbiamo mare, abbiamo montagne, abbiamo i fiumi, ma abbiamo anche tantissime criticità. Non ci manca nulla, però bisogna cercare di mettere in campo le migliori, diciamo, sinergie. E qui un plauso al magnifico rettore, che è stato davvero bravo a mettere insieme questi tre giorni tutti gli attori economici, gli attori istituzionali, per vedere di mettere su un'agenda del territorio. Io l'ho fatto come presidente della provincia appena mi sono insediato, confrontandomi con i sindaci, e la prima in assoluto, penso che sia la più importante, è la lotta alla criminalità. E ho visto e ho avuto modo di apprezzare che tra le linee di indirizzo nel programma del rettore, del magnifico rettore, ha inserito questo grande tema. Non possiamo pensare di creare nuove imprese se non siamo capaci di assicurare la legalità. Dobbiamo costruire come istituzioni, giorno per giorno, la cultura della legalità e della trasparenza. Nel nostro piccolo abbiamo come provincia attivato la consulta della legalità, un tavolo permanente che tra l'altro tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, per far fronte comune contro chi non vuole il bene di questo territorio. Perché è difficile pensare di poter attrarre nuovi investimenti se abbiamo problemi di legalità in questo territorio. Un altro tema è il problema delle infrastrutture. Questo territorio ha sete di infrastrutture. Da oltre 40 anni, caro Magnifico, che non si costruiscono grandi opere in provincia di Foggia. Abbiamo bisogno dell'aeroporto. Sull'argomento Gino Lisa ci aspettiamo dei chiarimenti da parte della Regione, anche da parte del Governo. Ma abbiamo bisogno anche di porti, di alta velocità, che troppo spesso Foggia viene tagliata fuori, da un sistema viario adeguato, soprattutto quello interno. Non è possibile pensare di creare sviluppo senza un sistema viario, quello interno. Pensate a delle aziende che vivono nelle aree interne e che hanno difficoltà ad uscire dalla propria sede aziendale, in quanto abbiamo grosse criticità di arrivare sui mercati internazionali. Un territorio può cambiare solo con investimenti ingenti, sia pubblici che privati. Abbiamo bisogno di grossi imprenditori privati, così da creare sviluppo e occupazione. Solo così è possibile combattere l'illegalità diffusa. Molti giovani troppo spesso sono costretti a delinquere per mancanza di lavoro, purtroppo. La provincia di Foggia ha chiuso il 2018 con il 25% di disoccupazione e un tasso di disoccupazione giovanile che va oltre il 60%, una situazione insostenibile che ha bisogno di interventi immediati. Purtroppo non tutti i giovani talenti che l'università forma possono restare ed operare sul territorio. Si parla ancora troppo spesso di fuga di cervelli. Tanti sono i giovani costretti a trovare impiego al nord o addirittura all'estero. Dobbiamo lavorare insieme per dare un futuro migliore ai nostri giovani, che non devono più essere costretti a lasciare casa per cercare il loro futuro altrove. Occorre ridurre il crescente divario tra nord e il sud. Dobbiamo intervenire subito con le risorse che già abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione il patto per la Puglia, un'importante dotazione finanziaria che noi come provincia abbiamo fatto il nostro, e ci auspichiamo che anche gli altri enti, per esempio l'ANAS,
che ha avuto rispetto a questa programmazione importante una dotazione di circa 300 milioni di euro, che a distanza di 2 anni non ha ancora iniziato opere strategiche per il nostro territorio. È qui che anche viviamo delle contraddizioni, quando le province purtroppo con la legge Delrio hanno avuto una decurtazione massiccia delle risorse finanziarie, pur avendo l'80% delle strade italiane rispetto all'ANAS con il 20% delle strade italiane. La differenza sta che mentre per i prossimi 4 anni le province hanno solo 1,5 milioni di euro da utilizzare per la manutenzione delle strade, l'ANAS ha 28 miliardi di euro. Quindi purtroppo è un paradosso. E quando parlo di risorse, abbiamo a disposizione quel contratto istituzionale di sviluppo che fortemente voluto il Presidente del Consiglio per la Capitanata, che è entrata nell'agenda di governo. Come a voi noto, i primi 43 progetti immediatamente cantierabili, finanziati con 280 milioni di euro, consentiranno di dare un primo slancio economico ed occupazionale all'intero territorio di Capitanata, dal Gargano alle Isole Tremiti, dal Tavoliere ai Monti Dauni. Lo voglio ribadire anche qui, di fronte a un auditorio così qualificato, che la nostra è una provincia regione, è la terza regione, è la terza provincia italiana, una provincia che alla pari di altri territori ha il diritto ad avere infrastrutture adeguate ed efficienti. Siamo nel territorio, e lo dobbiamo dire a gran voce, più agricolo d'Italia. Abbiamo tante potenzialità, penso al turismo, all'agroalimentare. Abbiamo il dovere di prendere consapevolezza fino in fondo delle nostre risorse e metterle a sistema. Nel prosieguo dei lavori del CIS, ma anche nella prossima programmazione regionale e nazionale dei fondi comunitari, auspico che l'Università di Foggia entri a pieno titolo per dare il suo contributo. Le progettualità messe in campo vanno monitorate e integrate, ove necessario, con il vostro punto di vista di chi, come voi, si dedica quotidianamente allo studio. Penso alle altre progettualità che fino ad ora non hanno trovato copertura finanziaria, quali la diga Piano dei Limiti. Per esempio, sulla diga Piano dei Limiti più volte ho cercato con insistenza al tavolo del contratto istituzionale di sviluppo della Capitanata di poterla far rientrare nell'agenda politica nazionale, però ho trovato degli ostacoli. Qui che invito l'Università a cercare di fare uno studio costi-benefici, così da poter dimostrare a quel tavolo che la diga Piano dei Limiti non è un vezzo, è una necessità per questo territorio. Per esempio il distretto agroindustriale, devono essere ripensate e verificate con rigore scientifico. Il tema dell'acqua è un tema fondamentale che dobbiamo affrontare insieme, così come il turismo con le sue debolezze strutturali, che ha bisogno di un momento di riflessione serio che solo il rigore degli studi può assicurare. Quindi la strada statale 89, la strada a scorrimento veloce, la cosiddetta garganica, il distretto turistico del Gargano, la connessione della fascia costiera con le aree interne, sono temi sul tappeto da anni che vanno ripensati alla luce di un mondo che è totalmente diverso rispetto a 20 anni fa. Non voglio mettere ulteriore carne a cuocere, ma potremmo iniziare da subito con un progetto di valorizzazione, partendo dall'ultima notizia positiva che ci riguarda da vicino, la Transumanza, patrimonio culturale dell'UNESCO. Una grande opportunità per tutta la Capitanata, attraversata da tante autostrade verdi rappresentate dai regi tratturi. Noi come provincia vogliamo lavorare in sinergia con tutti gli attori territoriali, compreso l'Università, per la redazione di un piano di valorizzazione capace di incentivare il turismo dei nostri territori. Abbiamo tante eccellenze che aspettano solo di essere conosciute ed apprezzate. Un altro tema è quello che ho promosso per la prima volta in Regione Puglia, un contratto di fiume, un nuovo modello di governance dei nostri territori per cercare di valorizzare ma anche di tutelare
i nostri schemi idrografici, e questo è un modello che lo voglio estendere anche all'università, non solo per i fiumi ma anche per i laghi. Abbiamo il lago di Lesina e Varano che va assolutamente valorizzato. Viviamo in una provincia che può ancora darsi tanti obiettivi vincenti. Adesso tocca a noi lavorare insieme per il bene di questa città e per il bene di questo territorio di Capitanata. Auguri e buon lavoro a tutti. Ringraziamo il presidente Gatta per aver illustrato un po' la situazione della provincia, le varie criticità anche in relazione alle infrastrutture, alla problematicità delle strade. Questo comporta tutta una serie di riflessioni anche per i nostri studenti che sono pendolari, però lei ha detto una parola che mi è piaciuta tanto, la fabbrica. A un certo punto, ecco, che tutto ciò che è fabbrica mi fa pensare all'operosità quotidiana, ecco, quindi stiamo insieme in questa operosità quotidiana e anche in questa sinergia che lei ha già appunto tracciato. Grazie. Allora andiamo avanti con la consulta. Chiamo la professoressa Maria Ida Episcopo, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, per un suo breve intervento. Grazie. Salve a tutti, ho avuto il piacere di partecipare a queste tre giornate intensissime ma ricche di spunti, ricche di elementi che ci possono condurre unitariamente verso il miglioramento anche del sistema dell'istruzione e della formazione scolastica e studentesca. Personalmente ho partecipato alle sessioni riguardanti la didattica, il mio ufficio ha partecipato ai tavoli tecnici riguardanti le politiche educative, e particolarmente interessante ieri abbiamo partecipato al liceo Lanza al tavolo dedicato alla formazione e all'orientamento. Sono stata positivamente sorpresa perché c'erano associazioni, c'erano scuole, c'era ovviamente l'università in presenza massiva, c'erano tanti docenti e c'erano anche rappresentanti degli studenti, sia delle scuole sia dell'area universitaria, che hanno formulato proposte sensate, stavano sul pezzo, potremmo dire così, semplificando il nostro punto di vista, e sono venuti fuori degli spunti veramente di qualità che sicuramente potranno ispirare il vostro lavoro e modestamente anche il nostro lavoro. Ovviamente io sono una cellula del macro mondo sociale che è preziosissimo ed è caratterizzato dalle nostre 119 scuole del territorio locale, alle quali si aggiungono anche 70 scuole paritarie che danno sempre il loro contributo, ciascuno nelle proprie vesti, ciascuno nel proprio ambito. Però è un dialogo che ci vede talmente, cioè siamo totocorde appresso dietro un obiettivo comune. Quindi ringrazio il magnifico rettore, tutto il suo nucleo di collaborazioni e tutte le strutture dipartimentali di questo Ateneo. Grazie a voi. Siamo noi che ringraziamo la professoressa Episcopo perché è sempre molto vicina al mondo dell'università, e del resto non potrebbe essere diversamente visto che questi due mondi devono navigare insieme. È sempre vicina alle nostre proposte e iniziative di orientamento, quindi colgo l'occasione per salutare la dottoressa Rita Sarao e i nostri begli Open Day che abbiamo organizzato negli anni, e anche per averci dato una mano per il costituendo corso di lingue. Quindi saluto anche le amiche e colleghe qui presenti, e ci stiamo dedicando, Anna Riccio e Angela Di Benedetto, a questa altra avventura. Allora, adesso chiamo il professor Aldo Ligustro, il presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia, per il suo indirizzo di saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Anch'io ho partecipato con estremo piacere a questi tre giorni, ma è stato un piacere per certi versi schizofrenico, perché essere invitato come rappresentante di un soggetto esterno nella mia università e per di più nel mio dipartimento, insomma, io mi sentivo coinvolto anche evidentemente come docente, e ho detto spesso, io adesso parlo in qualità di docente e poi parlo in qualità di presidente della fondazione.
adesso. No, no, in sinergia, almeno questo. Poi c'è ho visto il collega Bellomo, no? Lo psichiatra della nostra facoltà, poi parlerò con lui per se affiorassero dei problemi. Lasciatemi dire, in qualità di docente, voglio innanzitutto ringraziare e complimentarmi con quelli che a questo punto chiamerei i magnifici due, e cioè il rettore uscente, il professor Maurizio Ricci, il caro amico Maurizio Ricci, che ci ha consegnato, dopo 6 anni di mandato, una università così in buona salute che ne hanno parlato ampiamente i giornali. Assistiamo ad un magnifico passaggio di testimone, di una staffetta vincente. I miei complimenti e auguri di buon lavoro al magnifico adesso Pierpaolo Limone, e soprattutto complimenti per questa splendida 3 giorni. Sono in grado di apprezzare appieno lo sforzo che hai fatto e i brillanti risultati che hai prodotto, in quanto, ricordo, molti lo sanno, sono stato anche direttore di dipartimento fino alla fine del 2017 di questo ateneo, quindi ho dovuto, diciamo, guidare l'elaborazione del pezzo del nostro dipartimento del piano strategico di ateneo, e so che cosa, quali sono le difficoltà che questo comporta, specialmente nel coinvolgimento del territorio, dei soggetti esterni. Nel precedente piano strategico era un processo ancora in nuce, molto difficile da organizzare. Adesso vedo che è splendido il coinvolgimento che si... Siamo a regime, direi. Insomma, qualche anno fa il mantra nell'università era sempre ma l'università dovrebbe aprirsi al territorio, collaborare con gli enti. Non si faceva molto. Adesso penso che sia una realtà ben consolidata. Metto adesso la casacca del presidente della Fondazione dei Monti Uniti. Un aspetto, proprio il titolo e l'impostazione, l'approccio da te dato a questa 3 giorni è stato sentito, apprezzato da tutti, università e territorio. Come Fondazione dei Monti Uniti, questa è una prospettiva, direi, ontologica per la Fondazione, no? Ci inseriamo perfettamente in questo approccio, perché come credo sia noto a molti, ma forse non a tutti, è obiettivo e compito istituzionale, statutario. Qui c'è anche il past president, che è anche lui docente di questa università, e anzi ringrazio anche lui per aver raccolto a mia volta un testimone di un ente veramente, diciamo, attivo, florido, con anche casse in buona salute. L'obiettivo della Fondazione è quello di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, e i suoi ambiti di intervento sono talmente diversi e talmente ampi, dalla ricerca alla cultura, al sociale, alla sanità, eccetera, che è inevitabile intersecare l'attività di tutte le istituzioni pubbliche e private di questo territorio, compresa evidentemente l'università. Non è un caso che i rappresentanti dei vari enti pubblici e di varie associazioni che sono qui presenti abbiamo già avuto modo di collaborare tantissime volte su iniziative molto floride. Noi abbiamo partecipato per questo inevitabilmente a molti ritardi, dico noi perché io ho dovuto chiedere l'aiuto del consigliere Roberto Lavanna, che era presente ieri per esempio in comune ed era presente oggi qui in questo dipartimento ad un altro tavolo, perché effettivamente il nostro ambito di attività è talmente ampio che copriva quasi tutte le voci affrontate nel piano strategico. Abbiamo fatto diverse proposte, abbiamo evidentemente confermato, non offerto, ma confermato la collaborazione che è sempre stata intensa fra università e fondazione. Abbiamo fatto numerose anche proposte concrete, non sto evidentemente qui anche per ragioni di tempo a riepilogarle, ma credo che siano state ampiamente recepite. Voglio solamente, diciamo, sottolineare un aspetto che ritengo più importante degli altri. Un elemento di novità che ho apprezzato molto è la creazione della delega e dell'ufficio progetti, perché questo è molto importante anche per intercettare e per, diciamo, rafforzare e perfezionare ancora meglio la sinergia con altri enti. E ho sottolineato al professor Monteleone l'importanza di seguire i bandi innanzitutto del Fondazione con il Sud,
Fondazione Con il Sud, non tutti la conoscono, è una sorta di cassa di mezzogiorno, del mezzogiorno di tutte le fondazioni di origine bancaria italiana, sono circa 88, tutte si tassano, compresa la nostra, ma hanno ha il compito questa fondazione di finanziare progetti solo del territorio meridionale. Ora io ho offerto anche la mia collaborazione perché da 2 anni sono anche membro dell'organo di indirizzo di questa fondazione e devo dire che questo sia un dato che si rivela, non per darmi un merito che non avrei, anche perché non è l'organo di indirizzo che decide sui progetti, però è molto importante, è stato da voi spesso sottolineato in particolare nel tavolo sulla ricerca, è importante avere le informazioni, è importante fare bene i progetti e allora penso di poter dire che la fondazione ha fatto spesso da tramite con la fondazione con il Sud e i vari soggetti, associazioni che chiedevano contributi, innanzitutto nel dare l'informazione che esiste questa possibilità e secondo nel guidare anche i progetti. Sono veramente, tant'è che nel rapporto di fine anno dell'anno scorso dell'organo di indirizzo e fondazione con il Sud, il presidente Carlo Borgomeo ha esclamato, vedendo il resoconto, appunto il quadro dei progetti finanziati, si è svegliata finalmente la Puglia e si è svegliata in particolare la Capitanata. Negli ultimi 2 anni 6-7 progetti sono stati approvati nel nostro territorio e guardate, si tratta di finanziamenti che partono da un minimo di 200.000 euro e vanno in su. Quindi questo è un risultato importante. Bene questa istituzione, ovviamente la fondazione è più che mai disposta a collaborare con l'università, anche perché appunto c'è un presidente schizofrenico che contemporaneamente è un componente di questa università. Fatemi finire con i complimenti anche alla direttrice Romei che rappresenta il trait d'union fra il Magnifico 1 e il Magnifico 2. Grazie a tutti. Grazie al professor Ligustro, più che sull'elemento schizofrenico che simpaticamente ha tirato in ballo, mi sembra che invece abbia doti metateatrali perché entra e esce, come dire, dal ruolo e dal personaggio, quindi grazie anche per aver illustrato tutte queste belle iniziative, sentiamo la fondazione sempre molto vicina per questioni universitarie e appunto territoriali. Colgo anche l'occasione, visto che si parla di territorio, oggi simpaticamente il presidente della Confapi ci ha detto cosa sta succedendo sul territorio, ecco, stanno succedendo cose belle, quindi la ringraziamo per le affettuose parole e per ciò che ci ha detto a me e al professor Limone. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, poi darò di nuovo brevissimamente la parola al rettore per un saluto finale. Tocca adesso al presidente del Consiglio degli Studenti Antonio Pellicano. Buongiorno a tutti, mi limiterò a fare un discorso molto breve. Ho seguito da vicino assieme a tutti gli studenti che hanno partecipato a tutti i tavoli tecnici, i 13 tavoli tecnici che si sono seguiti in queste 2 giornate. Ho cercato di fare una sorta di riassunto generale, una sorta di sintesi di tutte le idee che abbiamo portato sul campo. Ovviamente devo fare una sintesi dei 2 tavoli tecnici che sono terminati oggi, però l'idea di base che è emersa e che sicuramente è da prendere atto è che ci sono stati parecchi spunti interessanti, quindi sono convinto che l'idea di progettare insieme questo tavolo tecnico è stata largamente accolta non soltanto dalla componente studentesca ma proprio dall'intera comunità accademica. Quindi sono convinto per il futuro che questo non deve essere un punto di arrivo, ma c'è bisogno di realizzare questi tavoli tecnici magari anche in altre occasioni, non semplicemente per la realizzazione del piano strategico, ma tutte le volte in cui ce ne sarà eventualmente bisogno. Colgo soltanto l'occasione per sviluppare alcuni spunti che sono stati analizzati prima dalla lettura di alcune slide. Per quanto riguarda la valorizzazione del merito, sì, noi ieri abbiamo portato in Senato accademico la proposta di istituire 48 premi di studi per merito, quindi un incremento di 12 borse rispetto all'anno precedente, ma questo anche in questo caso non deve rappresentare un punto di arrivo. Leggendo in alcuni portali di università, dal momento che non mi sto mai fermo, ho visto una proposta che è parecchio allettante secondo il mio punto di vista. Molte università
propongono per gli studenti particolarmente capaci e meritevoli l'utilizzo di buoni sconto per l'acquisto di libri. Quindi anche in questa direzione si potrebbe stimolare di conseguenza la lettura, che sicuramente acquisto dei libri non soltanto da un punto di vista didattico, quindi eventualmente si potrebbero creare delle convenzioni proprio come con attività, quindi questo stimolerebbe la lettura, che è sempre un bene. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, anche da questo punto di vista sappiamo che l'Università di Foggia ha raggiunto negli anni risultati notevoli, ci collochiamo al 9° posto su scala nazionale, e avendo sperimentato in prima persona questa esperienza debbo dire che sicuramente è una cosa positiva. Infatti tutti gli studenti che vengono a chiedere un consiglio sicuramente dico loro di provare, sperimentare questa esperienza. Allo stesso tempo però debbo dire che soprattutto l'Erasmus Placement deve essere ulteriormente sviluppato, dobbiamo cercare di fare un'attività veramente insistente, intensa sull'Erasmus Placement, che è probabilmente l'Erasmus che permette agli studenti di approcciarsi seriamente sul campo e sviluppare quelle competenze trasversali che generalmente le imprese un domani richiedono per l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi l'ultimo punto che vorrei analizzare è proprio questo relativo al mondo occupazionale, quindi cercare di annullare, quindi nel tempo, attraverso delle strategie in comune, comunque strategie concrete, questo divario che separa gli studenti dal mondo del lavoro. Stiamo cercando di porre all'attenzione di tutti dei corsi intensivi di public speaking, proprio perché l'arte del saper parlare in pubblico è sicuramente importante, quindi tutte quelle competenze trasversali, quelle skills che permettono un domani lo studente di avere una competenza non soltanto didattica ma a 360 gradi. Non mi dilungo altro, colgo soltanto l'occasione per ringraziare tutti gli studenti che hanno partecipato ai tavoli, ovviamente ringrazio il magnifico lettore e tutto lo staff che ha realizzato questo ciclo di incontri, questa 3 giornate. Ovviamente noi studenti siamo sempre disponibili e siamo fortemente contenti di essere al centro di questo processo decisionale, e niente, grazie a tutti e ancora congratulazioni. Allora, siamo veramente in chiusura, prima di far venire Pierluigi Zarra, che è presidente del Forum dei Giovani di Foggia, prego già Pierluigi di accomodarsi, faccio dei saluti importanti, nel senso che le idee camminano sulle gambe di donne e uomini, e quindi io non posso che ringraziare personalmente, ma anche a nome del rettore, della direttrice, della professoressa Barbara Caffarelli, che merita, come dire, un elogio a parte, Sara Perrella, Lucia Borrelli, Ivana Lorusso, Sandro Maggi, Valeria Tamborra, Miriam Bassi, Annalisa Quinto, Monica Giardina, Delio De Martino, Elena Vasciarelli, dottorandi e insegnisti di studi umanistici, perché senza di loro e il loro preziosissimo supporto molte cose in questi giorni frenetici e bellissime non le avremmo realizzate. Grazie, grazie veramente di cuore a Roberto Moretto, grazie, che sono stati veramente preziosi, grazie. Prego. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico rettore, il tavolo della presidenza, il chiarissimo professor, già magnifico rettore Maurizio Ricci, per questa bellissima iniziativa, per questa veramente per questa atmosfera che si è creata. Io riprenderò un attimo la bellissima e simpatica immagine del chiarissimo professor Ligusto, perché vestirò due casacche, quella del presidente di questo ente comunale, del Forum dei Giovani, che ha la potenzialità di contenere al suo interno circa 30 associazioni di qualsiasi genere, e quindi un bacino d'utenza molto ampio. Di conseguenza, da parte mia, da parte nostra, del direttivo, che comprende anche i colleghi anche dell'Associazione Aria Nuova, la nostra disponibilità a creare qualsiasi forma di attività appunto culturale per la nostra città. Lo dicevo ieri, lo slogan è bellissimo, perché università e territorio, lo dicevo ieri a Manfredonia all'inaugurazione di un'associazione, Ultimi per la legalità, perché Foggia purtroppo vive in questa brutta condizione, in questa illicità diffusa, e quindi università e territorio, l'università è cultura, cultura e conoscenza, la cultura vince sulla disinformazione e quindi sulla mafia. Questa è una tematica che a me sta particolarmente al cuore, e io davvero apprezzo quello che poi è stata nella lettura della progettualità il discorso inerente alla legalità. Adesso svesto invece questa casacca da presidente, parlo da ex studente, perché ho da poco concluso i miei studi proprio qui nella facoltà di giurisprudenza, e purtroppo sono, ahimè, stato costretto a lasciare a malincuore
la mia città, perché ho deciso di, diciamo, continuare i miei studi per magistratura e quindi sono a Roma perché la scuola di specializzazione, le professioni legali, come sapete, attualmente non c'è. Di conseguenza anche il famoso articolo 73, ex articolo 73, diciamo che forse poco convince. Allora da parte mia nasce, ecco, questa sorta di risentimento, perché secondo me, ecco, tra le progettualità io credo che sia necessario, perché come me le posso garantire che tanti altri colleghi a malincuore hanno dovuto lasciare la nostra città. Hanno dovuto lasciare la nostra città perché paradossalmente, ecco, l'università oggi deve partire, deve continuare a fare cultura, perché forse credo che Foggia oggi, uso questo brutto termine, offra una eutanasia culturale. Quindi io credo che oggi siamo tutti chiamati, istituzioni, territori e soprattutto università, a fare quadro. E questo è l'augurio più grande che io possa fare e la ringrazio. Grazie per Luigi Zarra. Allora, io il caso non esiste, ma i pezzi grossi li ho riservati alla fine, nel senso che sono tutte donne e hanno avuto un ruolo fondamentale sia come arricchimento personale sia come arricchimento professionale, anche per via di passate iniziative. Nel caso di specie voglio ringraziare particolarmente Lia Robustella, che ha preso parte ai lavori e ha dato una sua grande mano. La nostra amicizia più stretta risale alla notte dei ricercatori di qualche mese fa, si è creato un feeling perfetto e quindi io sono contenta veramente di ringraziarla pubblicamente. E non me ne vogliano poi i direttori di dipartimento e soprattutto il prorettore, ma vi cito, vi ricito ancora con grande affetto, ma insomma qui siete seduti accanto a due donne di scienza straordinarie, quindi io vorrei veramente ringraziare tanto Barbara Caffarelli. La professoressa Caffarelli ha fatto un lavoro veramente egregio, ma veramente io davvero difficilmente non trovo le parole. Mi ha arricchita anche molto umanamente, professionalmente, abbiamo lavorato davvero tanto tanto bene. E poi un plauso particolare alle dottoresse Rossana Muscio, Grazia Mariella e Concetta Fioretti, vere anime comunicative di questi tre giorni. Un grazie anche all'infaticabile prorettore Agostino Sevi, che si è trovato tante volte a gestire situazioni così piene, ecco, come piene di fermento, e quindi lo ringraziamo davvero per la sua presenza così assidua, anche lui estremamente vigile e attento. Ovviamente la dottoressa Romei, come ho già fatto prima, veramente donne che creano davvero sinergia, empatia, affetto, vicinanza, e questo fa molto bene alla comunità accademica. Ma questo al di là, come dire, degli studi di genere della professoressa Cagnolati, che comunque è sicuramente in sala, anche se non la vedo. E eccola lì, grazie, perché ieri abbiamo parlato a lungo di queste cose, della forza delle donne, del potere delle donne. Non me ne voglia il magnifico rettore, so che apprezzerà molto, quindi tocca a lui concludere questi tre giorni con un saluto finale. Grazie. Ma quanto è brava Rossella, è veramente... Allora, sono le 13:20 e io ho fame, non so voi, secondo me questo è l'orario di andare a mangiare qualcosa. Io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione, ringrazio veramente tutti i delegati. Rossella è stata eccezionale, devo dire, insieme a Barba nel condurre, peraltro... vi siete supportati. No, devo dire, peraltro molti hanno notato il titolo, che ovviamente non è merito mio, ma l'hanno deciso proprio Barbara e Rossella, Università e Territorio Progettiamo Insieme, quindi sin dal titolo l'iniziativa è partita bene. E devo dire, insomma, lo sapete, appunto, i miei studi sono di ambito umanistico, pedagogico. A me la cosa che colpisce di più di questi tre giorni è proprio il clima, la qualità delle relazioni che si sono stabilite. Molti colleghi mi hanno detto: ah, siamo felicissimi che siamo riusciti a costruire rapporti nuovi anche con persone che non sentivamo da tempo. E questo è quello che dovremmo cercare di fare, perché si lavora meglio se si ha un clima, se si vive un clima positivo. In fondo siamo una comunità, si dice sempre la comunità accademica, c'è pure l'indirizzo comunità accademica che ho nfg.it. Siamo una comunità, riusciamo a lavorare bene se questo è il clima, e soprattutto ci viene bene, cioè ci viene voglia di andare a lavorare se sappiamo di trovare poi in ufficio, in università, un clima come quello che ha caratterizzato queste giornate. Da parte mia, io, come dire, lo ribadisco, l'impegno a
attuare le cose che abbiamo detto nel più breve tempo possibile con il supporto instancabile della dottoressa Romei, che saprà guidare e orchestrare la macchina amministrativa, e appunto cercare di alimentare questo clima positivo, perché altrimenti non riusciamo a lavorare proficuamente. Quindi grazie ancora, è arrivato l'orario di andare a pranzo. Arrivederci.